Ormai lo diamo quasi per scontato. Il 28 di ottobre, quindi manca più o meno un mese, sarà presentata una fotocamera davvero importantissima. Parliamo della Sony A7R di quinta generazione. Quindi la fotocamera Resolution, quella che punta molto alla risoluzione delle nostre fotografie, quindi quella ad alti megapixel, sarà presentata appunto il 28 di ottobre. Non è ancora ovviamente notizia ufficiale, ne stiamo parlando soltanto di rumor, però sono già trapelate numerose informazioni, caratteristiche e proprio in questi giorni anche la presunta data. In realtà si sapeva già che doveva arrivare nella seconda metà 2022, poi è stata rimandata, entro il 2023 sarebbe comunque dovuto uscire, quindi il 28 di ottobre è una data abbastanza papabile. Prima di continuare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo, insomma le solite cose. Vi ricordo che se volete supportarmi col canale e dovete per esempio fare un acquisto su Amazon, uno qualunque, per qualunquissimo importo, sotto in descrizione trovate dei link. Il primo vi apre Amazon, non vi costa nulla, vi supportate col canale, cliccateci sopra tranquillamente, ma poi trovate anche altri link interessanti, quindi dateci un occhio che la descrizione non è messa lì a caso. Link Telegram di offerte giornaliere, miei link Instagram, link di consigli, insomma un sacco di cosine, dateci davvero un occhio. Prima di speculare su qualche rumor di questa fotocamera che sembra essere abbastanza interessante, non una rivoluzione almeno sulla carta, però sembra abbastanza interessante, facciamo un breve recap per chi magari si fosse perso come funziona il mondo Sony. Allora, se devo essere sincero, il mondo Sony fotocamera ovviamente è quello forse più nettamente diviso, quello più concreto, quello più specifico, cioè se dobbiamo acquistare una fotocamera per un determinato uso, Sony ha le idee molto chiare, la sua linea di fotocamere è sufficientemente precisa, probabilmente la più precisa che si possa trovare nel mercato fotografico. Non che le altre non abbiano delle divisioni, ma in questo caso abbiamo sigle che ci fanno benissimo capire fin da subito qual è la destinazione. Abbiamo diverse linee. Allora, Sony propone la linea A7S, pochi megapixel, fortemente orientata al video. Video senza compromessi, quindi con altissime caratteristiche di carattere tecnologico, quindi tutto quello che potete trovare, che volete trovare in una fotocamera che faccia prettamente video, lì la trovate molto tranquillamente e dateci appunto un occhio per capire insomma di cosa si tratta. Poi c'è la parte resolution, cioè quella dedicata a chi fa solo fotografia. Il video sì c'è, ma fino a un certo punto, comunque ci sono dei limiti al video, proprio perché per il video c'è la 7S e qui parliamo appunto della serie A7R. Poi c'è chi vuole un po' e un po', cioè chi ci fa un po' di video, chi ci fa un po' di fotografia, quindi qualcosa che sia concreto e che sia un pochino molto più ibrido rispetto alla serie S e alla serie R. E parliamo appunto della serie A7, che per inciso è la linea che vende di più. L'uscita delle nuove A7 è sempre un evento, perché la fotocamera è proprio mirrorless di Sony che tende a vendere di più, è quella che suscita anche il maggior interesse. Poi ci sono altre linee che potremmo definire secondarie non per importanza, ma perché comunque sono quelle che probabilmente vendono di meno, destano meno interesse, quelle che non sono diciamo sotto l'occhio del riflettore. Parliamo della serie ovviamente A9, gran velocità, fotocamere per sport, comunque situazioni molto concitate, e poi abbiamo la A1, la fotocamera al momento senza il minimo compromesso, costosissima ovviamente la fotocamera che concentra tutta la tecnologia possibile e immaginabile, ovviamente confermata dal fatto che costa veramente tanto. Abbiamo la Sony A7C, che sto utilizzando io, che è una fotocamera molto compatta,
di stile quasi Leica. Vedremo se uscirà una nuova versione, cosa succederà. In realtà c'è solo questa al momento e non si è mai capito come si colloca effettivamente questa fotocamera. Fotocamera full frame per vlogger, sì, potrebbe anche andare bene, del resto la sto utilizzando io in questo momento, però ci sono anche altre soluzioni per i vlog. E poi la serie A6000, quella APS-C, parliamo della A6004, A6006, insomma tutte quelle A6100, quelle fotocamere molto simili alla 7C, ma appunto APS-C. E qui in molti ovviamente lo scriveranno qua sotto, lo immagino già, ma ci sono delle novità sulla linea A6000. Sony dovrebbe tirar fuori i nuovi modelli, non si sa al momento nulla. E il mio sospetto non fondato, sia chiaro, non fondato, è che la linea A6000 possa lasciare il posto alla linea ZV, fatta esplicitamente per i vlogger. Qui abbiamo la ZV1, la ZV-E10, che invece è una mirrorless, obiettivo intercambiabile APS-C. Quindi questa è l'ennesima linea di fotocamere con lente intercambiabile, appunto, di Sony. Questa è la panoramica di come funziona effettivamente il mondo Sony. Ma adesso veniamo a parlare di quello che interessa di più, cioè i rumor, i dettagli che paventano, diciamo, ci solleticano le caratteristiche di questa nuova fotocamera ad alta risoluzione. Le caratteristiche trapelate sono veramente tantissime e non mi soffermo su tutte, perché altrimenti tiro fuori un video da 2 ore e lasciamo stare. Però vediamo quelle principali. Qualche tempo fa si parlava di un sensore da 100 milioni di pixel. Onestamente mi è sembrato un pochino troppo, sono sincero, per una full frame. Secondo me il sensore da 61 milioni di pixel attuale può essere effettivamente sufficiente, anche se io sono un sostenitore del nuovo sensore sulla nuova fotocamera, ok? Quindi se esce una nuova fotocamera, io il cuore me lo devi cambiare, mi devi mettere qualcosa effettivamente di nuovo. In questo caso 61 milioni sono più che abbastanza, anche perché, ve lo dico molto sottovoce, secondo me Sony, ma come anche Canon, comunque come qualunque altro produttore, magari anche Nikon, stanno sicuramente provando una medio formato digitale, sicuramente stanno sviluppando qualcosa e probabilmente i 100 megapixel non sono dedicati a un formato full frame, ma saranno dedicati a un sensore un pochino più grosso. Però anche qui mera speculazione, non c'è nulla di concreto, non prendetelo ovviamente con le pinze, come pensiero personale. Quindi 61 milioni di pixel per la nuova fotocamera, la nuova 7R5, e si parla di un circa il doppio della velocità di lettura rispetto agli altri modelli, paragone fatto con la 7R4, quindi una velocità praticamente anche di flusso di dati che dovrebbe essere il doppio, quindi anche una reattività maggiore. Il processore è un Bionz XR, l'abbiamo già visto nella 7S3, nella 1, nella 7.4, quindi non è una novità. Allora, per farci capire quanto effettivamente si è dedicata alla fotografia, per esempio, quando si scatta in RAW, compresso o non compresso, senza perdita di dati, la velocità massima di raffica è di 10 fps. Un po' pochino, qualcuno potrebbe dire, per gli standard di oggi, poi per me 10 fps sono più che abbastanza. Però effettivamente, contando quanto possono fare magari le altre fotocamere, è un po' pochino, ma stiamo parlando comunque di 61 milioni di pixel. Hai voglia a far fluire 61 milioni di pixel in registrazione? Abbiamo una specie di 4D focus per una gamma dinamica più ampia, alta velocità, alta precisione, elevate prestazioni di tracking autofocus. Vedremo poi di cosa si tratta. Stabilizzazione dell'immagine, ovviamente 5 assi, che ci garantisce un 5.5 stop di compensazione. Anche lì vediamo, perché effettivamente diciamo che la stabilizzazione sul sensore di Sony non è proprio questa cosa così fantastica, meravigliosa, però vediamo, ovviamente vediamo se ci saranno delle novità, dei miglioramenti. Ovviamente pixel shift,
ovviamente è una delle caratteristiche principali della serie A7R, il pixel shift, cioè la possibilità di shiftare di un pixel il sensore per tirare fuori dell'immagine ad alta, altissimissima risoluzione. Si parla ovviamente di cavalletto, zero vibrazioni, significa che se vi mettete a fianco di una strada dove passano le macchine, il rumore di bassa frequenza delle automobili del passaggio può effettivamente minare quest'unione di foto shiftate di un pixel. Formato 10 bit, in registrazione HEIF, e HLG, quindi anche qui supporto a questo nuovo formato EIF, che dovrebbe essere tra l'altro di Sony, se non sbaglio, di Apple, però sto andando facendo mente locale. Riprese senza interruzioni in full size o APS-C, questo è un rumor che cosa vuol dire? Che io posso registrare in qualunque risoluzione senza nessun limite di tempo? Mi sembra un po' strano, semplicemente perché, non perché non sia possibile fisicamente, ma perché è una fotocamera dedicata alla fotografia, quindi non ai video. Però tutto può essere. Parliamo poi di un mirino OLED da 9,44 milioni di pixel, veramente tantissime, e un monitor inclinabile. Leggo inclinabile, non orientabile, quindi è probabile che rimanga, mi sembra strano onestamente, il tipico basculante e non l'orientabile che abbiamo visto nella Sony A7 IV. Anche qui mi sembra un po' strana questa scelta, però staremo a vedere. Al momento sono rumor, probabilmente alcune cose sono azzeccate, però altre magari no. Passiamo anche delle cose un pochino più interessanti. La risoluzione 8K, massimo 30 fps, con sovraccompagnamento a 9.6K. Registrazione 4K, però solo fino a 60 fps. Ecco qui un altro limite che ci fa capire che la fotocamera non è espressamente dedicata ai video. Una delle cose più interessanti di questa fotocamera è la mappa di messa a fuoco, che ci dà la possibilità di visualizzare la profondità di campo dell'immagine e riduce il carico praticamente della messa a fuoco sul processore. Molto interessante, cioè la possibilità di vedere, di avere una mappa praticamente prima di scattare della nostra messa a fuoco, cioè di cosa è più lontano e cosa è più vicino, o meglio, cosa è messa a fuoco e cosa non è messa a fuoco. Questo è molto interessante ed è una cosa che vorrei veramente provare. Poi si dice che il meccanismo di dissipazione del calore della struttura di questa fotocamera potrebbe essere 5 volte quella del modello precedente, cioè quella della 7R4. Plausibile anche questa cosa qui. Ultime cosine tecniche: HDMI micro, quindi non formato pieno, cioè micro HDMI, quindi non l'HDMI normale come abbiamo visto sulla A1, ma ci sta assolutamente. E poi, attenzione, a quanto pare c'è un dual slot per CF Express, quindi chi si aspettava magari un slot CF Express più uno slot SD rimarrà deluso. Uno slot CF Express più un altro slot CF Express. Quindi è interessante questa cosa, cioè che il futuro comunque delle fotocamere è sicuramente orientata alla CF Express. Memorie comunque costose, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Del resto lo erano anche le CF di 10 anni fa, costosissime. Quindi col tempo comunque si abbasseranno. Comunque doppio slot CF Express di tipo A. E vedremo insomma quando sarà presentata se queste informazioni più o meno collimeranno, no? Questi rumor collimeranno con la realtà. Io la trovo una fotocamera molto interessante al momento, e poi ovviamente bisogna vedere da un punto di vista pratico, e mi piacerebbe decisamente provarla. Sotto nei commenti aspetto ovviamente una vostra opinione.
A riguardo, insomma, queste caratteristiche, se le aspettate, se non le aspettate, se non vi interessa, poi è chiaro, c'è chi magari a Fujifilm, a Canon, a Nikon, poco gli interessa magari l'uscita di una nuova Sony, invece magari c'è chi ha in mano una Sony, magari una 7R2, una 7R3 e sta aspettando questo nuovo modello. Non si parla di quanto costerà e vi posso dire che non costerà poco, questo è sicuro. Se rimaniamo sui prezzi delle precedenti R, probabilmente saremo intorno ai 3.500 euro. Non sono bruscolini, magari anche qualcosina di più. Però, appunto, bisogna aspettare che sia presentata. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere anche il video, condividerlo. Vi ricordo, come sempre, che se dovete fare un acquisto su Amazon o qualunque, per qualunque importo, sotto in descrizione trovate un sacco di link interessanti. Il primo vi apre Amazon, mi supportate col canale, non vi costa nulla, potete comprare tutto quello che volete. Altri link interessanti, link Telegram, vi ho fatto giornaliere, i miei link Instagram. Insomma, un sacco di cose, dateci un occhio alla descrizione, aspetto i vostri commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.